aperitivo a tutti, o chi sta mangiando, buon appetito, buona cena, perché questo è un contenuto che di solito esce quando lo facciamo, il terzo contenuto, orario aperitivo, orario cena, perché chi fa l'aperitivo e chi fa la cena. Ma intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, abbiamo anche i canali social, iscrivetevi ai nostri canali social e soprattutto aiutateci a crescere, attivate la campanella, così non perdete niente, ogni volta che uscirà un nuovo contenuto non perdete niente, se attivate la campanella vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Commentate e mettete mi piace, abbiamo un secondo canale, The One Two Extra, dove non parliamo di calcio ma parliamo di tutt'altro. Seguiteci anche su quel canale. Signori, questo contenuto non era programmato, oggi non volevo fare il terzo contenuto, ma l'ho dovuto fare perché stanno scoppiando, signori, gli interisti stanno scoppiando. Oggi ho visto trasmissioni di canali interisti parlare 2 ore nella piattaforma viola della battuta di Massimiliano Allegri. Quale sarebbe la battuta? Gli hanno fatto la commentatrice di DAZN, gli ha chiesto chi è la lepre, chi è il cacciatore. Massimiliano Allegri ha risposto che c'è anche il gioco dei ladri e delle guardie. I ladri scappano e le guardie le devono arrestare. Apriti cielo, è successo di tutto, signori miei. E questo che mi fa davvero strano, come mai una semplice battuta possa davvero far uscire tutto questo finimondo? Ma signori, ma voi vi ricordate le battute di Prisco? Erano battute spiritose che le persone ridevano, le battute dell'avvocato, le battute di Boniperti. Ma dove siamo arrivati? Siamo arrivati in cui una battuta viene presa come Dio mio, che cosa cattiva! Che cosa cattiva! Era una semplice battuta. Come Marotta ha detto, le lepri, loro sono le lepri, gli altri sono i cacciatori. Acerbi, mi hanno detto che Acerbi ha fatto solo una battuta e non devo fare polemiche quando Acerbi dice che la Juve ha speso 200 milioni fra Chiesa, Vlahovic e Bremer, quando lui si è dimenticato che nell'anno in cui la Juve ha preso Bremer, nell'anno in cui la Juve ha preso, scusate, Chiesa, lui ha comprato Lukaku 80 milioni dal Manchester United. In quell'anno, l'anno prima, ha comprato Barella 50 milioni, perché se dobbiamo fare i contabili facciamo i contabili su tutto. Ma io l'ho preso come una battuta, anzi io l'ho preso come segno che Acerbi teme la Juve. A me quando mi dicevano, quando io dominavo i campionati mi dicevano che ero favorito, io riempivo il petto, ero contento perché mi temevano, avevano paura. Ora gli dice all'Inter che è favorita, ti mangiano, mi fanno i commercialisti. Sta oggi in tendenza, volete sapere che parole c'è? Lo Scansuolo. Ma quelli che oggi scrivono Scansuolo a partita di andata, dove erano quando lo Sassuolo ci ha dato quattro pere? Dove erano quei stessi personaggi che oggi parlano di Scansuolo? Gli stessi personaggi dove erano quando giocavano contro il Monza e vincevano 5-1? Però lì era l'Inter, non si poteva parlare che nel Monza c'era Gagliardini, D'Ambrosio o Carboni, De Gregorio o quell'altro, chi era l'altro difensore? Non si poteva dire che ci sono 5 giocatori dell'Inter fra Inter attuale e squadra di riserva? Lì questo non si poteva dire perché era l'Inter? Ma stiamo scherzando, signori, stiamo scherzando. Il problema era semplice battuta e avete fatto una polemica immensa. Gli interisti che escono pazzi. Io capisco che voi credevate a fare il campionato come lo scorso anno, quello del Napoli, che il Napoli ha dominato e non aveva concorrenti. Io lo capisco che al 19 gennaio pensavate
Al 19 gennaio pensavate, oh scusate, 17 oggi, no, mi ero dimenticato, 17, perché il 19 succede un'altra cosa, poi ve la dirò. Al 17 gennaio che dovevate avere 15 punti dalla seconda. Questo sì, questo pensavate, però c'è una piccola incognita. Quella piccola incognita che si chiama Juve, che con la Juve dei giovani, con la Juve della Next Gen, con i giocatori della Next Gen, è lì a 2 punti. Poi, non dico che la Juve può lottare per lo scudetto, no, no, che per me l'Inter è più forte della Juve, perché siete stati voi a dirmi che avete il centrocampo, uno dei 5 centrocampi più forti d'Europa, perché il mio centrocampo fa ridere. Il mio centrocampo con Rabiot, Locatelli e McKennie fa ridere. Perché l'unico giocatore degno che può giocare una big è solo Rabiot. Però voi mi dite che il vostro centrocampo è il quinto più forte d'Europa e tutti sanno che i campionati e le coppe le vincono il centrocampo. Però mi va bene, ma vedervi così, che vi me la prendete per una battuta, mi viene da ridere. Quando i vostri idoli sono... è anni che fanno battute. Sono anni che fanno battute, era una semplice battuta. Io lo so che oggi i leader dei social non sanno il gioco fra lato e guardia, lo so che ora giocate nei giochi virtuali, lo so, ma è lo stesso gioco di nascondino. Fate nascondino, lì solo che l'anno si nascondeva e le guardie le devono prendere. Poi se qualcuno vi fa la battuta e vi chiama ladri e ve la prendete, vuol dire che avete la coda di paglia? Non penso che avete la coda di paglia. Però va bene così. Per me era una battuta e resterà una battuta, come le battute che le fa come le battute le fa Bonolis, come le battute le fanno tanti altri personaggi sempre nell'ambito Inter. Io però dall'altra parte non ho mai visto un dirigente della Juve parlare di un acquisto di un'altra squadra, non come quello di Beppe Marotta, che parla dell'acquisto di Cristiano Ronaldo, che non ha portato i sviluppi, i frutti che la Juve credeva. Ma tu che ne sai? Tu che ne sai? Io questo, però questo va bene, che Beppe Marotta parli degli acquisti della Juve va bene, questo per voi va bene, per questo che mi fa uscire di matte, che voi potete dire tutto quello che volete, ma gli altri non le possono dire. Però chiudiamo quel discorso e lo voglio chiudere con una persona sola. Questa persona è il direttore di Tele Lombardia, che dice: il ladro scappa e le guardie inseguono, è pesante, troppo per passare come una semplice gaffa, caduta di stile di Allegri. Semplicemente di uno che twitta queste cose, però nel frattempo, quando viene criticato lui o vuoi avere un dibattito, ti blocca. Per me lezioni non ne deve fare. Per uno che su YouTube, il loro canale Top Calcio 24, quando pubblica video, sono tutti con commenti, quando pubblica video questo signore qua, il direttore, i commenti vengono bloccati, perché questo signore qua non vuole un dibattito, vuole fare il monologo. E allora, caro direttore, per me lezioni non ne voglio da lei, perché quella è una semplice battuta, quella è una semplice battuta. Poi, se qualcuno ha la coda di paglia è un altro conto. E chiudiamo qui questo discorso, perché è una semplice battuta. I ladri scappano, le guardie li prendono. Le lepri scappano, i cacciatori le inseguono. Sono battute. E un tempo queste battute le faceva personaggi di un calibro come l'avvocato Prisco, l'avvocato Gian Agnelli, Boniperti. Le faceva anche Massimo Moratti. Ma erano personaggi di un certo livello, perché la battuta resta. Perché erano personaggi che tu facevi la battuta e ridevi. Ora con una semplice battuta si deve fare la polemica. Tu della battuta, tu di uno ti fa una battuta, tu di quella battuta ti fa un tema, ti fa una tua storia, e questa è la cosa bella. Fatevi le vostre storie. Capisco che pensavate che a gennaio avevate 12 punti di distacco, 15 dal secondo posto, ma se volete la seconda stella dovete sudare. Poi 4 febbraio vediamo che avrà ragione, se l'Inter o la Juve, perché quella secondo me è la partita decisiva. Iscrivetevi e commentate. Alla prossima, ciao!